Stasera ringrazio il pubblico, ringrazio Maurizio Sebastiani che insieme a Enrico Capodaglio e Lucia Ferrati mi hanno voluto inserire e ospitare all'interno di questo bellissimo ciclo di cui è stato detto. Comincio subito col correggere Maurizio Sebastiani perché sono affatto un'esperta manzoniana, vi confesso, anzi quando ci ha proposto di questo incontro la mia prima, diciamo, risposta è stata un sereno, forse meglio di no, perché onestamente mi sembrava e mi sembra tuttora una sfida quasi così ardua, una missione impossibile. In un'ora parlare di un libro così denso, così complesso e tra l'altro così noto a tutti noi italiani, appunto perché è il classico dei classici, come è stato detto, quindi primo motivo era questo. Il secondo motivo è che se diciamo il pubblico dei lettori si divide, quello dei professori anche a cui io appartengo, fra chi ha un amore appassionato per quest'opera e chi ne sente forse più il peso che il piacere della lettura, io vi confesso di appartenere a questa seconda categoria, lo devo fare come ammissione iniziale. Quindi la prima cosa che ho detto a Lucia, dico forse non sono la persona più adatta, poi però sono qui, come vedete, quindi cercherò di portare avanti questo compito e vi dirò anche come ho provato a svolgere questa missione. Allora, per il primo punto, cioè come presentare un libro così complesso, bene, è una, come dire, una missione impossibile, che non si sia gli Oblivion, che li hanno riassunti in 10 minuti, quindi ho deciso di fare dei tagli radicali, anche dolorosi, per cui parlerò solo di alcuni personaggi, di alcune vicende, di alcuni temi, lasciando fuori completamente molti altri, quindi sono sicura, mi scuso già con chi se ne andrà di qua, come dire, a bocca asciutta e insoddisfatto, perché ho saltato proprio il personaggio, la vicenda, che per lui o per lei sono i più importanti o i preferiti. Me ne scuso, ma non c'era alternativa. Per quel che riguarda invece la mia, insomma, personale sensazione, un po', diciamo, di gravezza nella lettura di questo testo, allora ho provato, da un lato, a renderne anche ragione a voi, ma soprattutto ho provato a sfidare me stessa, come dire, a fare un po' ringiovanire questo testo, cioè a scollarlo un po' dalla sua istituzionalizzazione, che è doverosa ed è anche prevista da Manzoni stesso. Se qualcuno di voi ha avuto occasione di ascoltare il concerto dato in Senato domenica scorsa, oltre a cantare molte aree di autori ottocenteschi, Verdi, Rossini, Puccini, è stata letta la pagina finale dei Promessi Sposi, proprio perché è stato letto dalla Russa, e giustamente, che i Promessi Sposi sono l'opera italiana per eccellenza, che riassume, come dire, anche in senso antropologico, un po' l'ideal tipo, no? Della storia e dell'umanità, diciamo, italiana, e ne ha creato sostanzialmente la lingua. Quindi due motivi assolutamente inequivocabili per considerarlo il classico dei classici, però sono anche forse due motivi per cui nel avvicinarsi a questo testo, ecco, questa autorevolezza, questa autorità, questo peso a volte rende difficile, come dire, una lettura più così dire, libera, ecco, e piacevole. E allora ho provato a, non so se qualcuno di voi condivida la mia sensazione di lettrice, però ho provato a tornare indietro in qualche maniera, recuperare l'aspetto del testo, direi allo stato nascente, cioè quando nasce nella idea di Manzoni, l'idea politica, altamente politica di questo testo, che è stata un'idea di novità, dirompente, potremmo immaginare come una sorta di sasso lanciato nello stagno della letteratura italiana dell'Ottocento, degli anni venti dell'Ottocento, quando si colloca la stesura della prima redazione di questo libro. E quindi per questo vorrei proprio invitarvi a immaginare un Manzoni, vediamo se capisco, ecco, non questo che è quello, la foto degli anni dell'anzianità, già 80 anni, è senatore del Regno, è presidente della commissione che si deve occupare proprio dei mezzi per la diffusione della lingua italiana nell'Italia unita, neanche questo che è il ritratto più famoso fatto da Hayez nel 1941, quindi quando già sta uscendo a puntate la edizione cosiddetta quarantana, edizione illustrata,
Manzoni è già il primo scrittore d'Italia in questi anni, certamente, ha in mano la tabacchiera che, come ci ha dimostrato un bellissimo saggio di Salvatore Nigro, rappresenta la scrittura, perché Manzoni quando scriveva continuamente faceva delle prese di tabacco, quindi ha voluto essere raffigurato proprio con questo che è l'emblema della sua scrittura. Ma non vorrei appunto che pensaste a questo Manzoni, che anche il Manzoni del ritratto di Giuseppe Molteni e di Massimo D'Azeglio, che è il suo genero, marito della sua figlia primogenita Giulia, che è già, come dire, un tutt'uno con la sua opera, con il Lago di Como, e ha quest'aria corrucciata, corrugata, il capello già grigio, già un uomo, diciamo, un po' avvilito, direi un po' prostrato dalla vita. E invece vorrei che ti fermaste qui, questo è invece un disegno che Cesare Cantù data 1827, che voi sapete l'anno in cui uscì in volume la prima edizione dei Promessi Sposi, quindi i Promessi Sposi datano diciamo editorialmente al 1827, in realtà un'edizione in tre tomi, il primo di questi tre già è in tipografia nel 24, quindi è un'operazione, come dire, che dura a lungo, che lui controllava continuamente, lo seguiva in questa gestazione veramente con uno spirito, come dire, materno, e lo vediamo qui però con un'aria, mi sembra, più decisa, più baldanzosa, lo sguardo più, appunto, più deciso, il busto eretto, ecco, un Manzoni, diciamo, propositivo e forse più coraggioso. Ma come sapete il libro del 27 è la, diciamo, la versione ridotta e profondamente modificata su vari piani, sia sul piano linguistico che sul piano dei contenuti, di una prima stesura che si chiama, è stata chiamata poi Fermo e Lucia, dal nome dei due protagonisti, inizialmente erano appunto Fermo Spolino e Lucia Zarella. È un libro che viene letto dal pubblico italiano solo nel Novecento, dal 1915 mi sembra la prima edizione, quindi non fu letto, diciamo, nell'Ottocento, ma fu scritto fra il 21 e il 23 da un Manzoni ancora più giovane, quindi di questo non ho immagini di quegli anni, però diciamo questo è il momento della massima creatività manzoniana, i primi anni 20. Pensate che questa edizione del 27 è così apprezzata che non solo l'editore Ferrario già la mette sul mercato con 1000 copie, che era un numero molto alto per l'epoca, ma che in due giorni già 600 copie sono vendute, per cui nel giro di una settimana danno l'autorizzazione ad altri editori di replicare la stampa, e quindi moltissimi altri stampatori in tutta Italia la pubblicano, e si conta che nel giro di pochi anni si dovettero vendere circa 60.000 copie, quindi un best seller incredibile. Ma appunto l'idea di questo libro era nata appunto nel 1821, quindi prima, ma quello che, diciamo, se vogliamo andare a cercare il nucleo ispirativo, l'istanza che è a monte della stesura di questo romanzo, dobbiamo andare ancora più indietro. Questa è la famiglia che contorna il Manzoni del 27, che sapete aveva una migliaia di figli, ancora ne manca uno e due sono già morti nel frattempo, però sapete che aveva una vita familiare molto vivace, diciamo così, amava moltissimo stare a casa, diciamo anche che odiava stare fuori di casa, aveva molti problemi ad avere un contatto con gli spazi aperti, quindi dobbiamo immaginarla anche continuamente a contatto con un'umanità familiare molto calda e molto affettuosa finché i bambini, diciamo, sono piccoli, poi da grandi le cose cambiano un pochino. Però immaginiamo un giovane uomo attorniato anche da tanti giovani, da tanti bambini, da una moglie affettuosissima e da una madre diventata, diciamo, affettuosissima. Però andiamo ancora nel tempo indietro, e questa è l'immagine precedente che ho trovato, 1808, è l'immagine di Manzoni che si sta sposando con Enrichetta Blondel, e questa immagine mi piace molto perché è un Manzoni così ironico, riccioluto, scapigliato, uso questa parola in modo un po' provocatorio, perché sapete forse che gli scapigliati sono stati chiaramente anti-manzoniani, però qui mi piace questa immagine così un po' disordinata, con la mano sul libro e la mano nei capelli. Però andiamo ancora prima, 1805,
perché questo è l'anno a cui è data la prima, diciamo, formulazione notissima della poetica manzoniana. È l'anno in cui Alessandro Manzoni lascia Milano per andare a Parigi e a raggiungere e a conoscere sostanzialmente sua madre, Giulia Beccaria, che sapete è la figlia di Cesare Beccaria. Quindi, diciamo, nel DNA materno certamente ha radici illuministiche, ma come già saprete anche il DNA paterno è illuministico, perché il vero padre di Manzoni è Giovanni Verri, il più piccolo della famiglia dei fratelli Verri, quindi fondatori del caffè, dell'illuminismo lombardo. Giulia Beccaria aveva già una relazione con questo Giovanni prima del matrimonio, poi Cesare la spinse a questo matrimonio con un uomo molto più anziano, più danaroso e bigotto, che era appunto Pietro Manzoni. Lei resistette poco tempo a questa situazione, continuando la relazione con Verri, poi lasciò Verri e ebbe una nuova relazione con Carlo Imbonati, con il quale mollò tutto, partì da Milano, se ne andò a Parigi. E lì stette beatamente. E la raggiunse Manzoni nel 1805, lui ha 20 anni, e mentre viaggia muore Carlo Imbonati, per cui scrive lui una ode famosa in morte di Carlo Imbonati, che probabilmente conoscete già tutti, che contiene il famoso monito di questo animo di Carlo Imbonati che risponde a una domanda, apparendo in sogno, a una domanda di Alessandro che gli chiede come raggiungere la gloria. Bene, Carlo risponde, Carlo che era stato allievo di Parini, quindi insomma uno di cui ci si può fidare, diciamo, risponde che tra le cose che deve fare, non sentire e meditare, poi dice il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda al vizio, la virtù derida. Notissimi questi verbi, in questi versi, e vediamo già apparire la parola vero, che sarà proprio un mantra, no, per Manzoni, e accompagnato dall'aggettivo santo. Ancora non ha una sfumatura cristiana questa santità, è una sacralità della ricerca della verità, che è già anche molto illuminista, ovviamente ancora molto illuminista, ma poi si sposerà senza problemi con la visione cristiana. Accompagna il tono di questa poesia a Claude Fourier, che è un intellettuale già amico di sua madre, poi sarà suo maestro e suo amico, il migliore dei suoi amici per tutta la sua vita, con una lettera in cui spiega, nel 1806, appunto poco dopo, qual è lo scopo della scrittura. Lo scopo della scrittura è erudire la moltitudine, farla invadire del bello e dell'utile e rendere in questo modo le cose un po' più come dovrebbero essere. Ecco, cosa serve scrivere? Scrivere serve perché le cose siano un po' più come dovrebbero, non del tutto, e qui si è subito l'understatement che caratterizzerà proprio la sua scrittura, però almeno un po' la scrittura deve cambiare le cose nel mondo. Però dice, in Italia questo è molto difficile perché manca lo strumento, manca la lingua, c'è tanta distanza tra la lingua parlata e la scritta che questa può dirsi lingua morta. Quindi come scrivo, come cambio le cose nel mondo se non ho lo strumento linguistico? Guardate che è un problema politico, ancora prima che culturale o retorico. Ancora prima, nel 1803, si era espresso in un sermone, una poesia di ispirazione, diciamo, satirica, in cui dice che la sua musa, la sua Talia, si attiva soltanto di fronte a usi e costumi che lui ha visto con i suoi occhi, non di fronte alle grandi imprese degli eroi, e che il suo intento sarà di notare la plebe con sermon pedestre. Chiudo qui con le citazioni, però vorrei che vi restasse in mente questa espressione, perché diciamo che la concisione tipica di Manzoni ci spiega qual è l'obiettivo: notare, cioè descrivere, raccontare la plebe, quindi non una realtà qualunque, ma una realtà umile con una lingua pedestre. Quindi una lingua, questo aggettivo pedestre è difficilmente traducibile, no? È una lingua fatta in pratica, una lingua che serva all'uso, senza vezzi. Però questo non esiste. Quindi rimane vivissima questa istanza, siamo qui, è poco più che un adolescente, questo deve fare uno scrittore. Però
deciso di andare avanti per molti anni a scrivere senza portare avanti questo suo diciamo desiderio, perché scriverà gli disastri, le tragedie, ma non farà nulla del genere, fino a che nel 1821 invece gli scatta la scintilla e trova il modo per realizzare questo progetto, che è un progetto appunto altamente politico ed è un progetto di grande novità, perché se pensiamo a quali erano le opere note in quegli anni, famose, ecco, le due opere in prosa forse più famose, che erano La vita di Alfieri e L'Ortis di Foscolo, beh, romanzi direttamente, manifestamente o larvatamente autobiografici, con una lingua d'autore, retorica, lontanissima dall'uso e come dire, impregnata della personalità dello scrivente, tutto il contrario del sermon pedestre. Quindi quando lui decide di fare quello che fa, fa una cosa inaudita, eh? Innanzitutto scrive un romanzo che nessuno aveva mai scritto se non letteratura di serie B, ecco, i romanzi del Settecento italiano potrebbero essere paragonati, non so, le telenovele diciamo degli anni Ottanta, non so, Corazon de Piedra, queste cose no, tremende, con una storia amorosa, ma scritta da autori di serie B per un pubblico sostanzialmente femminile, con tutto quello che comportava, no? Questo indirizzo nella storia. Quindi niente di pregevole. Bene, lui prende questo genere e lo fa, ne fa un capolavoro. Quindi fa un'operazione veramente fortissima sul piano politico e rivoluzionaria, e ne è perfettamente consapevole. Quando scrive questo suo primo romanzo, lo fa, la scintilla, dicevamo, è la lettura di Walter Scott, come sapete, dell'Aiva, non un romanzo storico inglese, in traduzione francese, ma lui ha già letto tantissimi testi inglesi, in particolare Sterne, Richardson, Defoe, cioè tutta la letteratura diciamo sette-ottocentesca inglese, lui la conosce benissimo, conosce i romanzi francesi, conosce Cervantes, il Don Chisciotte, quindi è aggiornatissimo sul piano della letteratura europea, mentre in Italia, come dice Madame de Staël, pochissimi leggevano i libri stranieri. Lui invece è un accanito lettore, quindi guarda proprio al modo di scrivere di stati che hanno una lingua, ma lui non ha la lingua, quindi lui ha degli ostacoli molto grandi, quindi scrive questo libro, lo scrive di getto fra il 21 e il 23, e però non lo pubblica. È un libro fra l'altro molto bello, è leggibile perché è editato in varie edizioni che potete procurarvi, è un libro in cui secondo me il lettore sta anche un po' più comodo, mi verrebbe da dire, rispetto a Come si sposi. Poi è un libro più elastico, meno perfetto, meno autocensurato, come dice Piovene in un saggio molto bello che dedica Manzoni. E quindi è un libro molto godibile, però Manzoni non lo pubblica. Non lo pubblica per motivi che spiega chiaramente nelle sue due introduzioni. Adesso non voglio ammorbarvi eccessivamente, quindi non vi racconto la sua autocritica, ma vi dico solo che uno dei problemi che lui si pone è il rovello della relazione fra invenzione e storia. Sapete che è un punto fondamentale della sua riflessione, non perde occasioni per ragionare su questo, e negli anni venti ancora immagina che ci sia un compromesso possibile, cioè che si possa in un libro dire la verità e accostare alla verità il verosimile che è l'inventato, cioè quello che il poeta deve aggiungere alla realtà documentaria, facendo cose, inventando appunto i sentimenti, le parole, i dialoghi dei personaggi, anche dei personaggi storici. E quindi ancora pensa che ci sia una correttezza nella mescolanza di queste due dimensioni, e quindi sia il Ferro Lucia, sia la Ventisettana e sia la Quarantana, che non modifica in nulla il contenuto del romanzo, vivono in questa osmosi fra l'invenzione e la storia. Ora io non parlerò affatto della storia di Come si sposi, che è un romanzo storico, come sapete, però ho tagliato fuori completamente la storia e vorrei solo farvi capire come inventa, come fa a inventare, cosa vuol dire inventare. Lo capiremo subito dalla prima lettura che fra pochissimi istanti ci farà Francesca Di Modugno. Inventare per Manzoni significa scoprire quello che c'è, etimologicamente andare a trovare quello che esiste. Lui chiaramente in molti testi dice che il romanzesco va scartato, cioè l'invenzione che serve solo per titillare la curiosità del lettore, per farlo stare bene, per divertirlo, tutto questo è
bandito dai promessi sposi. L'invenzione deve essere uno scavo psicologico, uno scavo frutto di un'attenzione, l'ha già detto nel 1806, la sua musa si attiva dalla osservazione di quello che vede. Non inventa nel senso, diciamo, dell'aristesco, diciamo, no, della fantasia libera, è una capacità che lui non ha e che non, in cui non crede e che detesta, diciamo pure. C'è un critico, un libro interessante, di un professore di estetica, che collega questa sua difficoltà col suo poi rifiuto dell'invenzione, perché sapete che dopo l'edizione del 27 lui non scriverà più niente di inventato e non scriverà più il suo romanzo. Cioè, questo è il caso più unico di raro di un romanzista, un romanziere straordinario che ha fatto un romanzo e poi ha chiuso la porta della narrativa completamente, non ha più inventato nulla. No, non è l'unico, pensiamo a Rossini. Rossini ha fatto tante altre cose, non il melodramma, lui ha fatto delle cose che non hanno più niente di creativo, ha proprio chiuso quella porta. E questo critico dice che secondo lui è un aspetto della sua nevrosi, lui aveva questa paura, no, del luogo aperto, della libertà, aveva paura anche di stare seduto sulle sedie che non avessero il bracciolo, perché non voleva far penzolare il braccio, no? Si faceva sempre accompagnare, cioè passeggiate anche dentro i giardini e la villa di Brusuglio, quindi aveva certamente delle difficoltà anche evidenti, no? E forse inventare in qualche maniera era un modo di uscire, no, nel vuoto, e questa cosa diventa sempre più difficile per lui, e sia ideologicamente che psicologicamente evita di farlo. Però l'invenzione di Manzoni è un'invenzione che, come dice Raimondi, mi piace citare questa sua, diciamo, espressione, è domanda quasi crudele, non solo supplemento di luce, ma prospettiva d'ombra. Ecco, il modo in cui inventa Manzoni, secondo me, in cui indaga, in cui scava, questo rovistatore perpetuo, come dice Piovene, è un modo che lo porta sempre a trovare il male, a trovare dentro comunque qualche cosa che non va. È una visione di un cristianesimo di matrice giansenista che evidentemente in qualche maniera connota il suo contatto col mondo, e quindi la sua ricerca approda sempre a qualcosa di magmatico, di inquietante, che razionalmente non può essere né giustificato né chiarito e né compreso fino in fondo. Questa per me è la mia percezione di lettrice, ovviamente anche soggettiva. Per cui ho scelto un personaggio che è il personaggio più tragico del testo, a cui dedichiamo le prime due letture, che è il personaggio di Gertrude. Allora, prima di dirvi chi è e chi non è, vi faccio semplicemente scorrere le immagini, se ce la facciamo, ecco, però, le immagini dell'edizione illustrata del 1840. Questa è Gertrude piccola, che è una monaca forzata, come sapete, già da bambina viene spinta a diventare monaca, e questa è Gertrude, appunto, nella relazione con suo padre, che fin da bambina, appunto, ha indirizzato il suo destino a diventare madre badessa di un convento di Monza per liberare le sostanze e concentrare sul primogenito, come allora si usava a fare. E la prima lettura che ci farà Francesca, io mentre lei legge vi proietto solo in questo caso, poi smetto di fare la prof, le parti che lei sta leggendo, alcune parole sono colorate, quindi le facciamo leggere a Francesca e poi ci fermiamo un istante sulla modalità di scrittura di Manzoni. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina. Posto distinto a tavola, nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altre per esemplare. Chicche e carezze senza fine, e condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Tra le sue compagne ed educazione ce n'erano alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina,
nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero. Voleva a ogni costo essere per le altre un soggetto di invidia. E vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. Alle immagini maestose, ma circoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevano esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti a un alveare. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che alla fin dei conti nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare in un palazzo, godersi il mondo e meglio di tutte loro. Che lo poteva, purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva. E lo voleva, infatti. L'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente l'immagine di un avvenire gradito. Dietro questa idea, però, ne compariva sempre infallibilmente un'altra. Che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato. E a questa idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. S'era fatto nella parte più ripusta della mente come uno splendido ritiro. Ivi si rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne. Si tratteneva con essi, parlava loro e si rispondeva in loro nome. Ivi dava ordini e riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando i pensieri della religione venivano a disturbare queste feste brillanti e faticose. Ma la religione, come l'avevano insegnata alla nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuta, non bandiva l'orgoglio, anzi, lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l'altre. Negli intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice, sopraffatta da terrori confusi e compresa da una confusa idea di doveri, si immaginava che la sua ripugnanza al chiostro e la resistenza alle insinuazioni dei suoi maggiori e la scelta dello Stato fossero una colpa. E prometteva in cuor suo d'espiarla, chiudendosi volontariamente nel chiostro. Bene, siamo entrati direttamente dentro proprio l'officina di Manzoni. Questo è un personaggio storico perché dietro Gertrude c'è Suor Virginia dell'Elba, quindi un personaggio di cui Manzoni legge nella principale fonte storica su cui si documenta, cioè l'Historia Patria di Ripamonti, che pubblica anche gli atti del processo a questa suora, che ha avuto una vicenda esattamente analoga a quella
di Gertrude, quindi è stata una monaca per forza, ha avuto una relazione con un giovinastro di bellissimo aspetto, Giampaolo Bosio, da lui ha avuto ben due figli, il primo è nato morto, il secondo invece poi cresciuto dalla madre di bimba, cresciuta dalla madre di Osio, una conversa ha minacciato di denunciarli, è stata uccisa, la loro relazione poi comunque, anche queste uccisioni, non fu l'unica uccisione in realtà, fu scoperta, quindi furono processati sia lui che lei, lui in contumacia, poi fu poi ucciso a tradimento per avere la taglia che pendeva sul suo capo, lei invece fu rinchiusa in un convento, ma in una prigione convento con un'unica finestrina da cui prendeva da mangiare, stette lì quasi 20 anni, poi conobbe Federico Borromeo e gli ultimi anni della sua vita morì in odore di santità perché si pentì di tutte le sue malefatte e divenne una santa donna, diciamo così. Quindi è ovviamente una storia che non può non colpire Manzoni, questo è il personaggio storico, ma tutto quello che Manzoni costruisce su questo personaggio è l'invenzione. Cosa immagina che ci sia dietro a questa storia? Come fa una ragazza a entrare in questa storia, a diventare una suora che ha due figli all'interno del convento? E non siamo, ovviamente è una vicenda che ci può pensare, fa pensare che è boccaccia, no? Ma ovviamente la realtà, a seconda di come uno la guarda, cambia colore. E questa realtà per Manzoni non è niente di boccaccesco, è una tragedia assoluta. E lui immagina che ci sia, come dire, una ferita nell'educazione di questa bambina, nata già con un destino di suore, e vi faccio vedere le immagini di Gonin, appunto qui lei è bambina, sembra una della Menina di Velázquez, qui è bambina, ma con questo padre incombente che viene sempre rappresentato enormemente più grande e imperativo rispetto a lei, lei sempre così reclina. Guardate bene che le illustrazioni di Gonin sono dirette da Manzoni, e Manzoni che dice esattamente cosa deve fare, dove deve mettere, che atteggiamento devono avere i personaggi. Quindi è Manzoni che fa disegnare esattamente così Gertrude e così il principe. E queste sono altre immagini, la vediamo quasi una vittima, no? Sacrificale in tutte le circostanze con questo padre, padre padrone. Ebbene, immagina quindi un clima familiare, forse dicono gli storici, non molto dissimile da quello respirato da lui a casa Manzoni, e immagina le conseguenze sulla formazione di questa ragazza di un'educazione così plumbea, così priva di affetto, così priva di riconoscimento di quello che lei poteva essere. E quindi la pagina che lei ha letto è la pagina in cui lei arriva nel convento e conosce delle amiche che sono lì solo per essere educate e usciranno, e quindi parlano del mondo, cioè di quello che andranno a fare, si sposeranno e hanno già fatto festini, cose, il mondo. Guardate come Manzoni riesce, con quale naturalezza, perché è difficile adesso misurare la quota di fiorentinismo, diciamo, di questo testo, perché è la nostra lingua, è diventato l'italiano, però quello che possiamo, credo, tranquillamente vedere, capire, è come tutto questo ci sembri naturale, semplice, nostro. È un testo in questa versione del 1840, no? Quindi sono quasi 2 secoli fa, eppure lo leggiamo con nessuna difficoltà, ma non solo per le parole, ma proprio per la sintassi, per la linearità del testo, che è, se paragonato a testi, pensiamo all'Ortis, veramente è una cosa distante anni luce. Immaginate, guardate questa irruzione del mondo con queste immagini varie, luccicanti, conversazioni, festini, villeggiature, vestiti, questo elenco semplicissimo, però è proprio l'irruzione del mondo. E che effetto fa questo mondo su questa bambina che non aveva mai conosciuto il mondo? Dice Manzoni, questa similitudine famosissima cagiona quel brulichio che produrrebbe un paniere di fiori davanti a un alveare. Entrano in frotta questi pensieri che producono un rumore, e guardate, questa parola brulichio non è una parola neutra, è una parola lievemente connotata in senso negativo. Noi immaginiamo tanti insetti, qualcosa di vagamente minaccioso nel brulichio delle api, delle formiche, perlomeno questa è la percezione che io ho, probabilmente è soggettiva, ma ci sono tantissime le parole del romanzo
che indicano questa congerie da cominciare dal tramaglino, dalle maglie, dall'intreccio, dal garbuglio della zecca garbugli, cioè c'è una materia sorda alla razionalità che è sottesa all'esperienza umana, e quando uno va a grattare e va a scoprire, a invenire, alla fine trova questo, trova qualcosa con cui non si riesce bene a fare i conti. E se noi proseguiamo, sempre per la semplicità della lingua, poi passiamo al secondo episodio, guardate la linearità di questo uso del verbo volere. Gertrude non ha mai voluto niente, sostanzialmente, non ha mai potuto volere nulla, non ha forza di volontà, questa sarà la condanna di questa ragazza. Eppure guardate come Manzoni gioca proprio sul verbo volere. Finalmente le viene in mente che può volere, però guardate come passa da un modo dell'incertezza, un congiuntivo condizionale, e poi l'indicativo. Lo voleva, infatti, cioè l'idea del poter volere prende spazio dentro la mente di Gertrude. E questo Manzoni lo fa semplicemente con il verbo, passando da una forma verbale a un'altra, si concretizza e poi lo specifica con questa immagine, anche questa bellissima secondo me, di questa idea rannicchiata e inosservata, cioè l'idea che potesse decidere, che poi si apre. Guardate questi verbi, sviluppare che è il contrario di rannicchiare, e manifestarsi che è il contrario di essere inosservata. Quindi si apre, questa immagine prende spazio, e questo rannicchiato mi ha fatto venire in mente la posizione di Lucia, perché di Lucia non parlerò, ma ne parlo un attimo solo ora, che è il contrario di Gertrude. Lucia è una che sembra timidissima, sembra non avere personalità, è sempre quieta, sempre silenziosa, ma è una roccia, lei è di marmo, o anzi è d'avorio, o è di diamante. Quando lei era annicchiata, vi ricordate quando era annicchiata? Lei era annicchiata di fronte all'innominato, che entra prepotentemente con un calcio nel castellaccio dove l'ha fatta rinchiudere, e lei era annicchiata in un angolo, da lì non si sposterà, la serva le chiede di stendersi sul letto, di mangiare, ma lei sta tutta la notte immobile, rannicchiata, e da rannicchiata più o meno parla con la voce pigolante di pulcino, e insistente ma non forte, ma riesce con la sua debolezza, con il suo essere rannicchiata, riesce a sconfiggere quel gigante che è la massa proprio anche fisica dell'innominato. Bene, e questa idea rannicchiata invece di Gertrude si apre, ma la debolezza è dentro di lei, l'irresolutezza è dentro di lei. Per cui lei adesso scriverà un messaggio, un biglietto, ma consigliata dalle amiche, in cui dice al padre che non vuole farsi più suora. Viene chiamata a casa e spera di poter avere un chiarimento, ma il padre non le rivolge parola. Lei sta in questo silenzio forzato, da cui spera di uscire mandando la lettera al paggio, che è l'unico essere umano che sembra avere interesse per lei. La lettera viene requisita, portata al padre, e il padre la chiude in casa, in camera, anzi, per giorni e giorni, senza poter parlare, vedere nessuno se non questa serva, che è la sua aguzzina, come dice lei. E allora a questo punto lei, mentre Lucia riesce a resistere a tutto, lei non resiste a nulla, cede e manda una lettera commovente al padre in cui dice che farà qualunque cosa pur di essere perdonata. E a questo punto il padre la chiama e capisce che quello è il momento per ottenere un sì definitivo. E questo secondo passo che vi leggerà Corrado Cappalelli mette in scena proprio un dialogo. Qui non siamo più dentro la psicologia di Gertrude, ma siamo nel dialogo. E guardate che Manzoni è un maestro proprio del dialogo, riesce a creare dei dialoghi di una naturalezza estrema, inserendo proprio delle cosiddette marche dell'oralità, i puntini di sospensione. E guardate come il rumore che fanno i due personaggi siano rumori diversissimi. La voce del padre è stentorea, è decisa, e a poco si ammorbidisce, e nell'ammorbidirsi Gertrude coglie l'affetto di cui lei ha disperato bisogno e risponde con questo ah sì, due sillabe che la giocano, il suo destino ormai è perso, è il primo di tanti sì che non riuscirà a non dire,
e nessuno riuscirà a dire da quel momento in poi, non mi ha detto mai nessuno e non dirà più nessuno. Il padre spietato agisce su di lei, lei, la sua voce è sempre sommessa, badate, tremante, il padre è invece deciso, dinamico, entusiasta. E vediamo a proposito della decisione, guardate qual è il margine di decisione che alla fine il padre lascia alla figlia. Questo è, diciamo, un esempio veramente di retorica altissima. Il padre è di un'astuzia incredibile e la figlia, che lui definisce pecorella smarrita, in realtà è un agnello sacrificale. E la musica che Lucia ha scelto per questo brano è, infatti, è un Agnus Dei, che rappresenta esattamente la funzione proprio. Lei è la vittima sacrificale alle norme sociali dell'epoca. A leggere quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui e, aspettandola, si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve e, senza alzare gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire: «Perdono». Egli gli fece cenno che s'alzasse, ma con una voce poco atta a rincorare le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo, che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa e tema la punizione, che, insomma, bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare. Il principe, non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre, non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude, e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere d'una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che quandunque, caso mai, che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavalier d'onore com'era lui non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilita. Allora il principe, raddolcendo a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato. Chessa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei. «Ah sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea. «Ah, lo capite anche voi!» riprese incontanente il principe. «Ebbene, non si parli più del passato. Tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente che vi rimanesse. Ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto. Tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura». Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse: «La principessa e il principino, subito!» E seguitò poi con Gertrude: «Voglio metterli subito a parte della mia consolazione. Voglio che tutti cominci subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre severo, ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso». A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato avesse potuto significare tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di ristringerne il senso,
ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la sua benignità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle minimamente. Dopo pochi minuti vennero i due chiamati e, vedendo lì Gertrude, la guardarono in viso, incerti e meravigliati. Ma il principe, con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un somigliante, «Ecco», disse, «la pecora smarrita, e sia questa l'ultima parola che richiami triste memorie, ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli, ciò che noi desideravamo per suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta, ma ha fatto intendere che è risoluta». A questo passo alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse, ma egli proseguì francamente: «Che è risoluta di prendere il velo». «Brava, bene!» esclamarono a una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lacrime, che furono interpretate per lacrime di consolazione. «Converrà poi fissare il giorno per andare a Monza a fare la richiesta alla badessa», disse il principe. «Come sarà contenta! Vi so dire che tutto il monastero saprà valutare l'onore che Gertrude gli fa. Anzi, perché non ci andiamo oggi? Gertrude prenderà volentieri un po' d'aria». «Andiamo pure», disse la principessa. «Vo a dar gli ordini», disse il principino. «Ma», proferì sommessamente a Gertrude. «Piano piano», riprese il principe. «Lasciam decidere a lei. Forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettare fino a domani? Dite, volete che andiamo oggi o domani?» «Domani», rispose con voce fianca Gertrude, alla quale pareva ancora di far qualche cosa, prendendo un po' di tempo. «Domani», disse solennemente il principe, «ha stabilito che si vada domani». Ecco, questa pagina io trovo che sia veramente straordinaria, di una crudeltà, come dice Raimondi, di una profondità incredibile. Questa è l'immagine di frontespizio del capitolo di Gonin, una colomba stritolata da un serpente. Ecco, l'immagine voluta certamente da Manzoni. Quindi la colomba in questo momento, Gertrude in questo momento, e il principe è la vipera che la sta mordendo, che lascia questa ragazzina questa, no, pseudo decisione: andiamo oggi o andiamo domani? È di una crudeltà, no? Questa veramente, non so come Manzoni possa aver immaginato questo dialogo, lo trovo veramente straordinario. Quello che però, diciamo, la storia poi continua, come sapete, lei dirà tanti sì, e arriverà il momento in cui dovrà però essere esaminata dal padre esaminatore, che deve valutare se è sincera la sua vocazione. L'esaminatore viene a casa e deve fare questo colloquio a porte chiuse. Il padre ha indottrinato molto precisamente la figlia, dicendole cosa deve rispondere, deve sembrare molto convinta, perché se no cosa verrà fuori? Che lei ha scritto al paggio, cioè la minaccia di tirare fuori quello che non è, che è una cosa di totale, una bazzecola, ma il padre, no? Calibra come se fosse un reato, e lei, poverina, nella sua indennità, pensa di aver compiuto un misfatto scrivendo quel biglietto. Ebbene, poi avviene il dialogo e lei risponde benissimo, dice Manzoni, e non si stanca prima l'esaminatore di fare domande che lei di mentire. Dice: ormai è entrata in questa dimensione della falsità, e la porta avanti con un autolesionismo straordinario. Il padre è fuori dalla porta e teme invece che lei stia dicendo la verità.
Quando esce il padre, l'esaminatore si complimenta con il principe, lui si scioglie la sua tensione e che cosa fa? Dice Manzoni che va dalla figlia e l'abbraccia. Questa è la, se non riesco a tornare indietro, ecco l'ultima immagine, va dalla figlia, il puntatore mi hanno detto che è questo, no? Sì, no, sto puntando su di me, eccolo, ok, questa qui è l'immagine dell'abbraccio unico che vediamo e come sapete Manzoni dice che l'abbraccia con una tenerezza quasi sincera, quasi spontanea, non ricordo, e poi commenta così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano, citazione no, notissima. E vi confesso che questo commento da quando lo lessi la prima volta mi turbò sempre moltissimo perché mi sembrava forse una lettura superficiale, che Manzoni stesse in qualche momento assolvendo questo principe. Cioè, in fondo, a modo suo, anche lui è un buon uomo, in fondo lui le vuole bene, perché comunque l'abbraccia, insomma, alla fine c'è dell'affetto anche in questo principe. E questa, così, interpretazione sicuramente superficiale mi irritava, vi confesso, molto. E, però poi, ovviamente, col tempo l'ho affrontato in maniera diversa e direi che invece questa è proprio una dei tanti commenti del narratore che può sembrare ironico, bonario, ma in realtà io credo che raramente lo sia. Anche in questo caso io penso che guazzabuglio è una parola come brulichio, molto più di brulichio, una parola fortemente marcata. Il guazzabuglio è un insieme incoerente di cose che stanno insieme per caso, senza coerenza, senza senso, ecco, una voce onomatopeica da quazza più bollire. Il guazzabuglio del cuore umano non è solo quello del principe, ma è questo, non è quel guazzabuglio del principe, ma questo vuol dire che è quello di tutti noi. Quindi Manzoni ci sta dicendo che in fondo sta aprendo la sua domanda crudele sull'imperfezione dell'amore, di tutti noi. In fondo, quando l'amore non è, come in questo caso, condizionato, la benignità condizionata, cosa vuol dire? Che tu vuoi bene a qualcuno perché questo qualcuno in qualche misura ti fa stare bene, fa quello che tu vuoi e in qualche maniera comporta una forma di felicità. E in questo momento Gertrude sta rendendo felice il principe le vuole bene in questo momento. E lui sta dicendo, badate bene, lettori, perché il lettore dei Promesse Spose è chiamato a una continua investigazione sulla realtà, non può mai rilassarsi, non può mai acquietarsi, non può mai, secondo me, insomma, essere tranquillo e sereno nei suoi panni, deve sempre scoprire qualcosa di nuovo e mettere in crisi delle certezze. E ci sta dicendo, attenzione, che anche questa in fondo è una forma di affetto, limitatissimo, imperfettissimo. Però forse l'imperfezione, come dice in un giudizio che dà in realtà sulla rivoluzione francese, ma che mi piace molto, lui dice che i modi di violenza che ci sono stati poi nel terrore, in realtà si potevano già prevedere da prima, perché è come un punto nero nella buccia di un frutto che ne accusa il bacco, che lo rode dentro. Ecco, Manzoni spesso e volentieri ci fa vedere che anche nella buccia più bella, più lucida, c'è un punto nero, il punto nero accusa il baco, cioè in realtà dentro quasi tutti, se non tutti noi, c'è qualche cosa che difficilmente possiamo comprendere. Lui spesso ironizza su questo, lo fa famosamente in una battuta molto simpatica quando parla del cugino Bortolo, che ospita Renzo e lo aiuta in un momento di difficoltà, ed è generosissimo, lo fa lavorare, fa sua. Manzoni dice certo, è contento, è bravo, è generoso, però gli fa anche comodo perché ha bisogno di uno che lavori, poi Renzo sa fare, poi Renzo sta un po' lì, poi va via, quindi non è che sicuramente non lo oscurerà. Quindi dice, alla fin fine avrà solo vantaggi da questa sua generosità. E poi dice al lettore, forse non vi piace, vorreste un Bortolo diverso, però questo è così, se lo volete diverso fabbricatevelo voi, cioè uno diverso te lo devi fabbricare. Allora perché uno sia diverso lo devi fabbricare, ma se lui inventa, cioè scopre, e Bortolo è così, c'è poco da fare. Tutti noi abbiamo questo guazzabuglio e non c'è niente di trasparente, di veramente trasparente, nessuno di noi.
Adesso cambiamo completamente atmosfera dalla tragedia di Gertrude, andiamo al personaggio meno tragico, secondo me più simpatico, più vitale, e che secondo me è proprio l'anima del romanzo, quello che lo porta veramente avanti, che è Renzo. Renzo è un personaggio giovane, sano, mi verrebbe da dire, ha tutta l'energia di un ragazzo forte fisicamente, innamorato, molto innamorato di Lucia, esplicitamente, anche desideroso direi di Lucia, nonostante le censure, diciamo, manzoniane, ma si capisce che lui, insomma, non sta nella pelle e non mai crederà al voto di castità di Lucia. Lui non si arrende, è uno che diremo oggi resiliente, è uno che non si fa fermare da niente, entra nei guai continuamente, ma non si fa ferire, e trova sempre il modo per essere, direi, anche soddisfatto di sé, orgoglioso anche della sua ingenuità, di cui non ha neanche bene consapevolezza, finché gli altri non gliela fanno, non gliela rimarcano, diciamo, in maniera anche netta, perché lui va avanti per la sua strada ed è un personaggio, diciamo, che tira le fila anche narrativamente. Se pensate ai primi 8 capitoli, i cosiddetti capitoli borghigiani, che sono i più allegri, i più vivaci, vorticosi, che si ispirano, come dicono i critici, anche all'opera buffa, a Don Giovanni, Nozze di Figaro, per i personaggi, per i meccanismi, per i tipi, no? Anche umani. Ebbene, tutto quello che succede, succede perché Renzo, e Renzo va da Don Abbondio, Renzo va da Zecca Garbugli, Renzo va da Tonio Gervaso, insomma è lui che muove, anche se non è lui che ha le idee in quel caso sono spesso di Agnese, però di fatto l'azione è portata avanti da lui. Poi, finiti gli 8 capitoli, le strade di Lucia e di Renzo, come sapete, si divaricano. Il percorso di Lucia è un percorso che si muove negli interni, perché sarà prima a Monza da Gertrude, poi sarà rapita e portata dall'innominato dentro il castellaccio, poi consegnata da Federico Borromeo alla casa di Ferrante e Donna Prassede, dove starà un po', poi prenderà la peste, sarà al lazzaretto e lì viene ritrovata, sempre in luoghi chiusi. E silenziosamente in attesa, diciamo, del compimento di un suo destino, e con un dialogo che è un dialogo sempre, direi, verticale. Lei parla molto poco, non parla con Agnese, non dice neanche che Don Rodrigo la sta molestando, come diremmo oggi, non ne parla con nessuno se non con padre Cristoforo, quindi sempre la sua relazione è sempre con una dimensione quasi ultraterrena. L'unico personaggio con cui Lucia ha una relazione, devo dire, l'ho scoperto per questa nuova lettura, per questo incontro, è la mercantessa che lei incontra nel lazzaretto, ed è uno strano episodio, devo dire, molto interessante, perché lei è rimasta vedova, è ricchissima, Lucia guarisce grazie alle sue cure dalla peste, poi si ammala la mercantessa e lei guarisce grazie alle cure di Lucia, e si trovano due donne sole di due età diverse. Lucia ha fatto il suo voto di castità, quindi la sua previsione di vita è un po' inconsueta, non si sposerà, non si farà suovara. E la mercantessa dice: beh, andiamo a vivere insieme, io e te, io ho i soldi, tu non sai che cosa fare. E Lucia dice: ci penso, io pensavo che dicesse, no, non so, chiuderò un convento, invece questa cosa non mi pare che le venga in mente, e dice: aspetto di vedere che fine ha fatto mia madre, se mia madre è morta, perché no? Invece poi la madre è viva, e viene sciolto il voto, come sapete, quindi le cose vanno diversamente, però la mercantessa le farà il corredo, no? Quindi c'è questa amicizia molto bella che nasce così, anche molto moderna, se vogliamo, fra queste due figure, queste due donne. Invece Renzo, dicevamo, è un personaggio che si muove nel mondo all'aperto, come sapete andrà a Milano, sarà coinvolto nella rivolta contro i fornai, poi sarà accusato di essere uno dei rivoltosi, catturato per essere messo in prigione, fuggirà, avrà una taglia su di lui, dovrà scappare, andrà nel Bergamasco dal cugino, come abbiamo detto, insomma si muove continuamente, poi tornerà a Milano, sarà preso per un untore, dovrà scappare rifugiandosi su un carro, no, dei monatti, e alla fine di tutto troverà Lucia, troverà padre Cristoforo morente, troverà Don Rodrigo morente, e ci sarà questa fine che sublima tutto in questo incontro tragico della morte in convento del lazzaretto e della vita di questi due ragazzi che finalmente si rincontrano e possono poi sposarsi, no? Perché il padre Cristoforo scioglierà il voto. Ebbene, questo personaggio è il personaggio appunto
più forte, secondo me, più, per cui Manzoni, come dice Pasolini, ha una enorme simpatia, forse perché è anche molto diverso dalla figura dell'autore, e non solo il personaggio che vive e che si butta nell'azione con orgoglio, la sua piccola storia la confronta, la integra con la grande storia, ma è il personaggio che racconta, perché Renzo continuamente narra la sua storia, la fa da capitolo, dal primo episodio, che è quello che fra pochissimo leggeremo, fino alla fine del romanzo, fino al 38° capitolo, e Renzo racconta tante volte quello che gli capita. E perché racconta? Racconta perché raccontare vuol dire capire qualcosa di sé, ma vuol dire anche affidare un'idea di sé a chi ci ascolta e creare una sorta di terreno comune. È un'attività, come dire, eminentemente politica il racconto, perché crea una tradizione, crea una storia comune, io ti metto in comunicazione con la mia storia. Beh, Renzo racconta la sua storia con orgoglio continuamente a tutti, la racconta a se stesso in una pagina bellissima, quando cade la pioggia, lui esce dal Lazzaretto, finalmente potrà sposare Lucia, non c'è più nessun ostacolo. Bene, lui a piedi, come un pazzo sotto la pioggia, torna verso il paese natio, anzi va andando da Agnese in quel caso, e Manzoni dice che tutta la notte ha camminato, senza sapere bene dove dovesse andare, ma si faceva portare dall'istinto. Non sentiva freddo, non si rendeva conto che era stanco. Perché? Perché per tutta la notte si racconta la sua storia. Ed è una pagina bellissima, perché lui non fa che raccontarsi, ed è una cosa molto, molto vera, no? Quando uno ha vissuto qualcosa di bello, anche di brutto, ripetersela è un'attività, no? Corroborante. E Manzoni ci dice che sicuramente l'anonimo l'ha sentito almeno due volte raccontare la storia dalla bocca di Renzo. Quindi cosa ci sta dicendo Manzoni? Che è Renzo che ha raccontato la storia all'anonimo. E quindi se Renzo non l'avesse raccontato, l'anonimo non avrebbe potuto scrivere e Manzoni non avrebbe potuto raccomodare la storia. E quindi Manzoni ci sta dicendo, fra le righe, che la responsabilità della storia è in un analfabeta, perché Renzo è un analfabeta, che non sa né leggere né scrivere. E pensate la portata di questo messaggio. L'idea che la storia è una storia che per Manzoni vuole essere una storia fondativa proprio della nazione che sta per nascere, è una storia affidata a un analfabeta, anche ingenuo e neanche particolarmente intelligente, perché certamente non ce lo rappresenta come una persona di particolare intuito, ma di particolare forza vitale. Forse il personaggio più bello, secondo me, più entusiasmante, no? Di tutto quanto il romanzo. E allora sentiamo una pagina di questo primo, la prima volta che lui racconta di sé. È in mezzo alla piazza milanese, è appena stato appena aiutato Ferrer ad arrivare, insomma, alla casa del vicario, non entriamo nei particolari, orgoglioso di sé, pensa di avere le sue cose da dire e racconta la sua storia in un modo vivacissimo e naturalissimo, come Manzoni sa fare. Signori miei, gridò in tono d'esordio, devo dire anch'io il mio debil parere? Il mio debil parere è questo, che non è solamente nell'affare del pane che si fanno bricconerie. E già che oggi si è visto chiaro che a farsi sentire si ottiene quel che è giusto, bisogna andare avanti così, finché non si sia messo rimedio a tutte quelle altre scelleratezze e che il mondo vada un po' più da cristiani. Non è vero, signori miei, che c'è una mano di tiranni che fanno proprio a rovescio dei 10 comandamenti e vanno a cercare la gente quieta che non pensa loro per farle ogni male? E poi hanno sempre ragione. Anzi, quando ne hanno fatta una più grossa del solito, camminano con la testa più alta, che par che gli si abbia a rifare il resto. Già, anche a Milano ce ne deve essere la sua parte. Purtroppo, disse una voce. Lo dicevo io, riprese Renzo. Già, le storie si raccontano anche da noi, e poi la cosa parla da sé. Mettiamo per esempio che qualcheduno di costoro, che voglio dire io, stia un po' in campagna, un po' a Milano. Se un diavolo là, non vorrà essere un angelo qui, mi pare. Dunque, mi dicano un poco, signori miei, se hanno mai visto uno di questi col muso all'inferriata. E quel che è peggio, e questo lo posso dire io, di sicuro, è
che le gride ci sono, stampate per castigarli, e non già gride senza costrutto, fatte benissimo, che noi non potremo trovare niente di meglio. Ci sono nominate le bricconerie chiare, proprio come succedono, e a ciascheduna il suo buon castigo, e dice sia chi sia, vili e plebei, e che so io. Ora andate a dire ai dottori, scribi e farisei che vi facciano far giustizia, secondo che canta la grida. Vi danno retta come il Papa e Furfanti, cose da far girare il cervello a qualunque galantuomo. Si vede dunque chiaramente che il re e quelli che comandano vorrebbero che i birboni fossero castigati, ma non se ne fa nulla, perché c'è una lega. Dunque bisogna romperla! Bisogna andare domattina da Ferrer, che quello è un galantuomo, un signore alla mano! E oggi si è potuto vedere come era contento di trovarsi con la povera gente e come cercava di sentire le ragioni che gli venivano dette e rispondeva con buona grazia. Bisogna andare da Ferrer e dirgli come stanno le cose! E io, per la parte mia, gliene posso raccontare delle belle che ho visto io, coi miei occhi! Una grida con tanto d'arme in cima ed era stata fatta da tre di quelli che possono. Credo ognuno c'era sotto il suo nome bene stampato e uno di questi nomi era Ferrer, visto da me, coi miei occhi. Ora, questa grida diceva proprio le cose giuste per me. È un dottore al quale io gli dissi che dunque mi facesse rendere giustizia, come era l'intenzione di quei tre signori, tra i quali c'era anche Ferrer. Questo signor dottore che mi aveva fatto vedere la grida lui medesimo, che è il più bello, pareva che dicessi delle pazzie. Sono sicuro che quando quel caro vecchione sentirà queste belle cose, che lui non le può sapere tutte, specialmente quelle di fuori, non vorrà più che il mondo vada così e ci metterà un buon rimedio. E poi anche loro, se fanno le gride, devono aver piacere che subbidisca, che è anche un disprezzo un pitafio col loro nome contarlo per nulla. E se i prepotenti non vogliono abbassare la testa e fanno il pazzo, siamo qui noi per aiutarlo, come si è fatto oggi. Non dico che deve andare in giro lui in carrozza ad acchiappare tutti i birboni, prepotenti, tiranni. Sì, ci vorrebbe l'arca di Noè. Bisogna che lui comandi a chi tocca, e non solamente Milano, ma per tutto, che faccia le cose conforme dicono le gride e formare un buon processo addosso a tutti quelli che hanno commesso di quelle bricconerie. E dove dice prigione, prigione, e dove dice galera, galera, e dire ai podestà che facciano davvero, se no mandarli a spasso, a mettere in de meglio, e poi, come dico, ci saremo anche noi a dar una mano e ordinare ai dottori che stiano a sentire i poveri e parlino in difesa della ragione. Dico bene, signori miei? Renzo aveva parlato tanto di cuore che fin dall'esordio una gran parte dei radunati, sospeso ogni altro discorso, sono rivoltati a lui e a un certo punto tutti erano divenuti suoi uditori. Un grido confuso d'applausi di «Bravo! Sicuro! Ha ragione! È vero, purtroppo!» fu come la risposta dell'udienza. Non mancarono però i critici. «Eh sì!» diceva uno, «dal rete ai montanari, sono tutti avvocati!» e se ne andava. «Ora!» mormorava un altro, «ogni scalzacane vorrà dir la sua! E a furia di metter carne al fuoco non saprà il pane a buon mercato, che è quello per cui ci siamo mossi!» Renzo però non sentì che complimenti. Chi gli prendeva una mano? Chi gli prendeva l'altra? «Arrivederci a domani! Dove? Sulla piazza Duomo! Va bene, va bene! E qualcosa si farà! E qualcosa si farà!» Arrivata sicuramente da questa lettura così vivace, l'energia proprio, no? del personaggio. Personaggio carico di forza, nella sua ingenuità, perché dice adesso vi aiutiamo noi, no? In questa idea che i potenti si partono ad aiutare dai deboli, che possono loro aiutare perché gli altri non possono andare a cercare i birboni, no? Ci vorrebbe l'arca di Noè. Quindi con una semplicità evidente. E Manzoni è spietato, c'è poco da dire, è simpatico, però ovviamente lo dice, ha parlato di cuore, come può parlare una persona così.
in questa spietatezza, come sapete, il giudizio di Gramsci su Manzoni non è particolarmente positivo, addirittura dice che ha una benevolenza da protezione delle società, di protezione degli animali. È un giudizio molto molto duro, devo dire, spietato a sua volta, però certamente è come dire, la dialettica, no, fra un pensatore cattolico come Manzoni e uno invece marxista che ovviamente ha altre, affida agli umili un altro destino ovviamente rispetto a quello che possono avere nella prospettiva manzoniana. E comunque avete notato da un lato l'uso di, no, veramente la genialità di Manzoni, l'uso dei proverbi, tante cose di cui poi quando si legge Verga, no, si dice il siciliano di Verga, ma in realtà è l'italiano già di Manzoni, cioè mettere proverbi, gli anacoluti, la sintassi che non funziona, questo è un, come dire, un manifesto dello cosiddetto scritto parlato, della possibilità che lo scritto, come ed era una delle, diciamo, esigenze che Manzoni, di cui Manzoni aveva parlato nell'introduzione del Ferma e Lucia, che lo scritto e il parlato possano essere in osmosi, e lui è veramente straordinario in questa sua capacità di scrittura. Altra cosa che poi cambiamo e finiamo, la folla, la reazione, molti applaudono, qualcuno dice ma adesso ogni scalzacane e vorrà dire la sua. La folla, come sapete, è uno degli soggetti più straordinari del romanzo, non ne ho parlato, ma basta qui vedere due persone, due contro due, ognuno dice la sua, chi lo apprezza, chi non lo apprezza, ognuno ha il suo, no, atteggiamento, ma è importante che Renzo senta solo i complimenti, perché abbiamo detto lui non è certo uno che si autoflagella e quindi i difetti non li vuole vedere e le critiche neanche le sente, sente solo le persone che lo applaudono e qualcosa si farà, quindi qualcosa si fa, non bisogna abbattersi perché qualcosa si farà. Adesso andiamo velocemente alla fine del romanzo, cioè il 38° capitolo. Come va a finire la storia? Finisce, come abbiamo detto, potrebbe finire, come dicono i critici, nel lazzaretto in maniera sublime, la morte e la vita che si confrontano, la morte del cattivo, ma anche del buono. Ahimè, padre Cristoforo muore, tanto come muore Don Rodrigo, e i due giovani si riavvicinano e possono finalmente sposarsi. Ebbene, invece Manzoni, ahimè, non vuole mai accontentare il lettore, che sarebbe forse felice, no, di finire in questa bellezza, invece ci porta nel quotidiano e ci dice che vanno in un posto, che innanzitutto che faticano a sposarsi, e vedremo, perché Don Abbondio, finché non muore Don Rodrigo, c'è poco da fare, non li vuole sposare. Dice, ma sta morendo, ma chi l'ha detto che non si riprenda, insomma, eccetera. Poi finalmente quando viene la notizia che è proprio schiattato, allora c'è il sollievo che leggeremo fra un minuto. Però poi loro decidono di cambiare città e questa è una cosa bella, perché no, un viaggio normalmente lo pensi, no, di tornare di luoghi nativi, invece Manzoni dice ma chissà perché, loro in fondo qui forse hanno vissuto tante cose difficili, insomma decidono di andare via. E questa è una cosa bella, secondo me, neanche tanto così scontata. E decidono di andare da Bortolo, però lì si aspettano una bellissima Lucia, quella che vedono non gli piace, e quindi Renzo, che abbiamo detto non è proprio un'aquila, comincia a starci male, perché vede che questi commenti negativi su sua moglie lo irritano potentemente. Dice, da disgustato divenne disgustoso, cioè siccome ha questo dispiacere diventa lui antipatico, come succede spesso, no? Per cui alla fine litiga con tutti e decide basta, andiamocene via. E infatti colgono un'occasione molto fortunata, perché mettono in vendita una industria alle porte di sé, un filatoio, diciamo, alle porte di Bergamo. Come sapete, comunque, come vi dico, dopo la morte di Don Rodrigo viene ereditato, l'eredità passa a un marchese buono, invece, che decide di comprare la vigna del podere di Renzo a una cifra esorbitante. Con questa cifra esorbitante da investire, comprano, e fra agricoltura e industria, dice Manzoni, discutono un po' e passano all'industria. Quindi l'ultimo capitolo in realtà è di un prosaico estremo, ma è anche in realtà modernissimo, perché c'è gente che espatria, diciamo così, perché espatriavano e vanno a finire nel veneziano. Il bergamasco era sotto Venezia, non più sotto la Spagna, che non era una piccola differenza. Diventa imprenditore da dipendente o contadino, qual era all'inizio, e quindi fa un
progresso, sicuramente sociale, un cambiamento, sposandosi con Lucia, avendo figli. E quindi è un lieto fine, ma come dice Manzoni, non hanno più avuto tanti guai dopo quelli, la loro vita fu però così tranquilla, così quieta, che sarebbe noiosissima da raccontare. Quindi ci spegne qualunque ardore, del resto l'aveva già fatto padre Cristoforo quando decide, no, li fa sposare, diciamo, virtualmente nel lazzaretto, e lui dice: mi raccomando, sedate qualunque ardore, dovete essere due buoni compagni di viaggio. E quindi avete capito, insomma, esattamente quello che un lettore, per esempio adolescente, no? Questa è la parte che i ragazzi, insomma, non va giù, no? Porca miseria, abbiamo 18 anni, no? Compagni di viaggio, pensando che vi dovrete lasciare. E vabbè, e quindi uno dei due morirà, e quindi prima dell'altro. E ovviamente questo è quello che era accaduto a lui, però insomma, certo, la prospettiva nel giorno delle nozze non è delle più rose, però è Manzoni, abbiamo detto che questo è, insomma, questo è il suo obiettivo. E dunque, in questa vita quieta, in questo nuovo paese, si troveranno in questa immagine finale, adesso vediamo se riesco a raggiungere. Questo era il debole parere che adesso ho proiettato, e questo allora è l'immagine finale, una cucina, un tinello, un cestino con i panni, il mantello appeso, le stoviglie sulla mensola, la suocera col bambino. Mi ricordo che quando lo lessi la prima volta, questa fine, devo dire la verità, mi apparve veramente di una, a 14 anni, non pensa che non sia questo, no, il matrimonio, poi si è accorto che può assomigliare, no? A questo, no? Però è bello. Ok. La dividiamo in due pezzettini. Il primo è Don Abbondio, che finalmente sollevato sposerà questi due, e vediamo il giudizio dell'uomo, del popolo, che siamo tutti noi. E Don Abbondio giudica la peste e giudica anche tutti gli altri personaggi, e lui è la vittima, perché ogni romanzo è poliprospettico, come si dice, quindi questo è il punto di vista di Don Abbondio. Noi abbiamo la nostra idea su di lui, ma lui ha la sua idea su di sé e sul mondo. Lui è la vittima, Lucia è una santerella madonnina infilzata, e lui è un, e Renzo è uno scavezzacollo, mi pare. E quindi sentiamo il meraviglioso Don Abbondio, di cui non ho parlato, ma un pochino bisogna parlarne. «Ah, è morto dunque! È proprio andato!» esclamò Don Abbondio. «Vedete, figliuoli, se la provvidenza arriva alla fine certa gente, sapete che lei è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese, che non ci si poteva vivere con colui. È stata un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figliuoli miei, non ce le liberavamo più, verdi, freschi, prosperosi. Bisognava dire che chi era destinato a far loro le esequie era ancora in seminario a fare latinucci, e in un batter d'occhio sono spariti, a cento per volta. Non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro, con quella lampagia, con quell'aria, con quel palo in corpo, con quel guardare la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto lui non c'è più, e noi ci siamo. Non manderà più di quelle ambasciate ai galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete? Che adesso lo possiamo dire. Io ti ho perdonato di cuore, disse Renzo. E fai il tuo dovere, riprese Don Abbondio, ma si può anche ringraziare il cielo che ce l'abbia liberati. Ne abbiamo passate delle brutte, non è vero, i miei giovani? Delle brutte ne abbiamo passate. Questi quattro giorni che dobbiamo stare in questo mondo, si può sperare che vogliano essere un po' meglio. Ma fortunati voi altri, che non succedendo disgrazie avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati. Io invece sono alle 23:15 e i birboni possono morire, della peste si può guarire, ma agli anni non c'è rimedio.
e come dice Senectus ipsa ex morbus. Ora, disse Renzo, parli pur latino quanto vuole, che non me ne importa nulla. Tu l'hai ancora col latino, tu? Bene, bene, e t'accomoderò io. Quando mi verrai davanti con questa creatura per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, ti dirò, latino tu non ne vuoi, vattene in pace. Ti piacerà? So io quel che dico, riprese Renzo. Non è quel latino lì che mi fa paura. Parlo di quel latino birbone, fuori di chiesa, che viene addosso a tradimento nel buono d'un discorso. Per esempio, ora che siamo qui, che tutto è finito, quel latino che andava cavando fuori, lì proprio, in quel canto, per darmi ad intendere che non poteva e che ci voleva delle altre cose, e che so io. Me lo volti un po' in volgare ora. Sta zitto, buffone, sta zitto. Non rimestare queste cose, che se dovessimo ora fare i conti, non so chi avanzerebbe. Io ho perdonato tutto, non ne parliamo più. Ma me ne avete fatte dei tiri. Di te non mi fa specie che sei un malandrinaccio, ma dico, quest'acqua cheta, questa santerella, questa madonnina infilzata che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene. Ma già, lo so io chi l'aveva ammaestrata. Io lo so io. Così dicendo, accennava Agnese col dito che prima aveva tenuto rivolto a Lucia e non si potrebbe spiegare con che bonarietà, con che piacevolezza facesse quei rimproveri. Tardissimo, quindi chiudiamo direttamente con la lettura delle ultimissime righe. Il famoso sugo della storia, si confrontano Renzo e Lucia. Come sapete, Renzo pensa di poter trarre degli insegnamenti della sua esperienza, e un ulteriore racconto, ho imparato, di fatto sta di nuovo riattraversando per l'ennesima volta la sua vicenda e dice, ho capito come vivere nel mondo. In fondo è uno che adesso è un piccolo imprenditore, è molto contento di sé e di quello che ha capito. E Lucia però, come sempre, che è un osso duro ed è molto più in alto di lui, dice, non funziona, io i guai non li ho cercati, ma loro hanno cercato me. Allora, come fare? Nel Renzo e Lucia, nel Fermo e Lucia c'era soltanto Lucia che arrivava alla conclusione, qui invece Manzoni dice, discutendo insieme, quindi anche in questo caso proprio un modello, no? Anche di vita, di relazione, di vita di coppia, discutendo insieme si arriva alla conclusione, è la conclusione di due poveri, umili persone, dice Manzoni, povera gente, ed è una conclusione che può essere interpretata tanto in chiave nettamente cristiana, la fiducia in Dio, no? Fa accettare il dolore e rende utile per una vita migliore, quanto in chiave, diciamo, anche più laica, cioè comunque l'accettazione del dolore rende migliore la vita anche in questa terra. Ognuno può trovare, diciamo, la via di lettura che più sente anche consona. E è un romanzo che può anche essere interpretato in chiave laica, in questo poi vi lascio. Raimondi fa una considerazione che ho trovato molto interessante, cioè tutta la parte, diciamo, più esplicitamente religiosa, la provvidenza, è messa in bocca direttamente ai personaggi o nelle chiose del narratore che spiegano i comportamenti o le parole dei personaggi. Quindi, in qualche maniera, anche il cristianesimo, il cattolicesimo del romanzo è una forma di verosimiglianza storica. E quindi, in questa maniera, secondo me, può anche essere un libro più aperto alle letture più diverse, insomma, non è un libro che incombe sul piano ideologico, se adottiamo anche questa prospettiva, cioè che anche il cristianesimo è un cristianesimo storicizzato, e quindi comunque ovviamente è il cristianesimo anche di Manzoni, ci mancherebbe, però anche questa fine può essere intesa in maniera non catechistica, che forse è una cosa che a volte si fa con i Promessi Sposi e che forse invece non meritano, ma ecco, vi lascio alla lettura finale. Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. Ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non predicare in piazza, ho imparato a non alzar troppo il gomito,
Ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte quando c'è lì di intorno gente che ha la testa calda. Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima d'aver pensato quel che possa nascere. E cent'altre cose. Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Le pareva così inconfuso che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, di pensarci sopra ogni volta, e io, disse un giorno al suo moralista, cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai, sono loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire, aggiunse, che soavemente, sorridendo, che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi. Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo su tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Per questa spettacolare, molto vivace, molto viva, molto sentita, che non ha permesso neanche di sonnecchiare. Grazie molto. Non sono riuscita a svegliarmi. Chiudo con una... ricordo il mio maestro carissimo e compianto Luca Seriani, che spesso commentava questa fine dei Promessi Sposi per indicare come le parole cambino nel tempo, e anche se i Promessi Sposi sono moderni, non sono del tutto moderni. Riuscire per in questo contesto nell'Ottocento vuol dire avere un effetto imprevisto e non voluto. Quindi lui dice: se non sono riuscita ad annoiarvi, non vuol dire che ha fatto di tutto per annoiare il lettore, ma ha avuto questo esito. E quindi questo voleva dire lui, e io spero di non essere riuscita. Grazie. Grazie anche ai lettori che hanno dato prova di una preparazione molto importante. Siamo molto contenti che la Voce dei Limiti, grazie a Lucia Ferrati, possa consentirci di avere dei lettori così bravi, perché non sono stati tutti, però sono stati veramente bravi come tutti quelli che li hanno preceduti negli altri mesi. Grazie a tutti.